Benvenuti alla nuova trasmissione di musica Spettacolando, nella quale vi annuncerò i concerti in Toscana. Oltre 1000 musicisti si esibiranno il 21 luglio all'Artemio Franchi di Firenze. Proporranno 18 brani basilari della storia del rock. Le candidature per i musicisti sono aperte fino al 30 giugno e qualche posto c'è ancora per entrare nella leggenda. L'evento si chiama That's Live 2018 e la rassegna Rocking 1000. E anche voi potete venirci a suonare. Mercoledì 25 luglio in Piazza Santissima Annunziata il concerto di De Gregori. Concerto inserito nel Mozart Festival. Dice l'artista romano: mi fa piacere quando il pubblico riconosce un pezzo dalle prime note, ma mi piace anche quel silenzio un po' stupito che accoglie le canzoni meno conosciute. La bellezza dei live è anche questa, la scaletta che non deve essere scontata, bisogna mischiare le carte. Concerto degli Avion Travel il 29 giugno al Teatro Romano di Fiesole. 2000 hanno vinto il Festival di Sanremo con il brano Sentimento. Si sono formati a Caserta nel 1980 e da allora miscelano in modo unico il pop con il jazz. Il 13 dicembre allo Biol di Firenze la maestria di Mario Biondi. Mario Biondi ha coltivato con cura e pazienza la sua passione musicale, a partire dagli ascolti fatti in tenerissima età, continuando con le diverse esperienze che sono valse a formare il grande artista di oggi. Il 12 dicembre i Maneskin si esibiranno allo Biol di Firenze. Volano le vendite del tour appena annunciato dei Maneskin, polverizzati i biglietti in poche ore dall'apertura delle vendite a Milano, Bologna e Roma, tutti soldati. Per il concerto fiorentino qualche biglietto c'è, ma arrivati a prendere.